Come ogni anno, l'inaugurazione dell'anno giudiziario fotografa anche l'andamento della criminalità attraverso i numeri dati dalle forze di polizia che operano per tutelare e garantire sicurezza sul territorio salernitano. Nella relazione che sintetizza le principali indagini condotte dalla Guardia di Finanza spicca per esempio l'operazione del maggio 2019 Ground Zero, che ha travolto la Commissione Tributaria Regionale della Campania con 14 indagati, tra cui due giudici tributari. È del febbraio 2019 invece l'altra operazione importante, Pitbull, con 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore del settore caseario, di un ex collaboratore di giustizia e un funzionario pubblico accusati di corruzione. Dalla relazione invece consegnata dalla Questura di Salerno in relazione all'andamento della criminalità organizzata si nota che i clan sono diminuiti rispetto a quelli censiti negli anni precedenti, ma la relazione mette anche in evidenza che sia nel territorio della città di Salerno che in provincia, in modo particolare nella Piana del Sele e nell'agro nocerino sarnese, c'è il costante tentativo di soggetti recentemente scarcerati ma storicamente inseriti in clan criminali che tentano di riprendere il vecchio ruolo relazionandosi anche con le cosiddette nuove leve. In netta diminuzione anche il dato complessivo che si riferisce agli omicidi volontari, che nel confronto tra 2018 e 2019 si dimezza, passando da 10 a 5. Infine, per quanto riguarda l'attività svolta dall'Arma dei Carabinieri, è stata messa in evidenza una diversa criminalità in base a aree geografiche. Nell'area nocerino-sarnese risultano molto significative le attività riconducibili alla criminalità comune, quali furti, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella secondaria, che comprende capoluogo Picentini, Valle dell'Irno, Costiera Amalfitana, Piane del Sele, è invece caratterizzata dalla fluidità degli equilibri e delle dinamiche dei vari gruppi criminali, con una massiccia presenza soprattutto nell'area che ruota attorno a Cava dei Tirreni. Ma spicca come area emergente dal punto di vista criminale il Cilento e il Vallo di Diano, che sembrano essere luoghi preferiti di latitanza dai camorristi napoletani e casertani. Nella relazione si fa riferimento al riciclaggio di impiego di ingenti somme di denaro di provenienza illecita e alla monopolizzazione delle attività commerciali e del traffico di sostanze stupefacenti da parte di consorterie ndrangantistiche che hanno esteso nel territorio salernitano la loro influenza tramite per giudicati locali. In generale, nell'intero territorio provinciale si registra una diminuzione del 9% del totale dei delitti rispetto allo stesso periodo preso in considerazione nell'anno precedente. Diminuiscono i furti e anche le rapine. Ed ecco il commento sulla criminalità in generale e l'inaugurazione dell'anno giudiziario del governatore della Regione Campania. Dobbiamo lavorare perché un elemento di serenità prevalga nel nostro paese, anche un diverso equilibrio fra potere giudiziario, potere politico, legislativo. Ci sono in modo particolare alcune questioni che toccano davvero la vita di ogni cittadino e delle imprese, delle attività produttive. Una esplosione di microdelinquenza e di nuove forme di delinquenza. Bullismo digitale, microbande giovanili, una perdita di principio di autorità, questo crea un clima di preoccupazione e di tensione nel paese. E poi su un altro versante c'è un problema che dal mio punto di vista rimane irrisolto, il rapporto fra giustizia amministrativa e giustizia penale, una grande questione che l'opportunismo politico delle classi dirigenti non riesce ad affrontare e risolvere. In termini molto semplici, non è possibile confondere piano amministrativo e piano penale, non è possibile tenere in piedi una figura di reato come l'abuso di un atto d'ufficio che è assolutamente indefinita e che non distingue fra un percorso amministrativo che può essere sbagliato e quelli che sono i ladri anche nella pubblica amministrazione. È evidente che questo determina un clima di paura, di preoccupazione, per cui ormai in Italia nella pubblica amministrazione nessuno firma più niente per la paura di incorrere appunto in questo reato. Mi auguro che nella nuova stagione si affronti questo problema e si chiarisca la differenza fra piano amministrativo e piano penale. E mi auguro soprattutto in questo momento che non vada avanti questa scellerata riforma ipotizzata di eliminazione della prescrizione. Non si può scaricare sui cittadini il ritardo e l'inefficienza del sistema giustizia nel nostro paese. E
questo mi pare davvero un passo clamoroso e inaccettabile verso l'imbarbarimento giudiziario dell'Italia.